Preside, è difficile persino contarle. Sì. Non si possono più contare perché continuano ad arrivarvi mascherine. Continuano ad arrivare, qualche volta le abbiamo anche restituite e le hanno prese, però ci hanno detto che non si può fare sempre così. Quindi noi le stiamo tenendo qua e non le possiamo smaltire. Se io vi faccio venire uno svuotacantine amico. No, perché non si possono smaltire, le ha mandate il ministero, non si possono buttare. Sì, le ha mandate il ministero. Quindi di fatto continuano ad arrivare, voi le accumulate in questi spazi. Ma non sono queste le FFP. Sono queste, ma tra l'altro quelle che hanno anche brutte. Anche non molto. Lei ha provato anche a farle smaltire con gli studenti, ma non le hanno volute manco loro. No, nemmeno gli studenti, perché sono loro usano la FFP2. Quindi FFP2, quindi non. E tra l'altro da un po' è obbligatoria questa, quindi ragazzi, tranne in palestra, in classe hanno. Devono avere la FFP2. Tino, facciamo un appello al ministero, basta con le mascherine, non abbiamo più posto dove metterle. Mascherine che non siano FFP2, perché poi quelli li ordiniamo noi. Ma vi arrivano dal ministero? Sì, ordinate quelle da noi. Ah, okay. Ma queste qua non possiamo manco mandarle al macero. Arrivano tramite farmacia però, ordinate da noi, tutto controllato con il SIDI. Invece queste vengono praticamente buttate. Vengono buttate. E a noi questo spreco pubblico proprio non ci va. Ci fa male anche perché questi soldini potrebbero essere investiti per altro. Per voi altro, avete tante esigenze. Per esempio, vabbè, anche il liquido sanificatore va bene, ma per esempio i sanificatori che potrei mettere in più ambienti, perché questa è una scuola molto grande, però anche gli ambienti sono grandi e quindi abbiamo bisogno di più sanificatori per ottemperare, diciamo, alla salubrità dell'aria, evitando i virus, tra cui il Covid. E quindi, siccome questo è un solo caso, pensate moltiplicando per tutti gli istituti scolastici della Puglia, dell'Italia, che hanno avuto lo stesso problema, immaginate quanti soldi sono stati buttati dallo Stato italiano. Le mascherine non buone. Tra l'altro, ecco, la preside lo diceva, i mascherini che non sono nemmeno buone. Non sono manco buone. Tino? E di questi ne vogliamo parlare? Hai visto che ho preso la patente? Guarda. Preside, c'è anche questo capitolo che è un capitolo annoso di questa gestione della pandemia. Sì, io praticamente questi banchi li abbiamo richiesti però e li ho distribuiti tra... Perché stavano, anche, si potevano avere, che fai? Non li chiedi, sì, Tino? Sì, non li chiedi. Banchi regolari e questi banchi che costano pure un po'. Noi li abbiamo richiesti e li abbiamo avuti, però li ho dovuti distribuire nei vari laboratori, nell'auditorium, perché comunque vengono occupati quando abbiamo il pieno. E c'è anche il problema del distanziamento da rispettare e quindi li utilizzo in questo modo, ma non nelle aule. Nelle aule no, perché Tino, adesso diciamocelo, anche un liceo importante, ben frequentato come questo, ha questa cosa che se tu gli dai il banco allo studente, il banco a rotelle, evitare si gioca, vero? Anche perché neanch'io posso, non posso resistere, nemmeno io, Tino. Cioè, il banco a rotelle ti porta proprio, è vero, preside, giocare. A giocare. Quindi... E siccome invece è un liceo, i ragazzi devono essere più riflessivi, più scientifici. E devono comunque avere spazi di riflessione. L'aula è questo. E infatti non vogliono sentire rumori dall'esterno e quindi è giusto pure evitare dei diversivi che potrebbero distoglierli. Allora, preside, possiamo definirlo studio. In parte anche uno spreco questo, sì, pure questo. Per ora, e solo per ora è tutto, vado a giocare un po' con i ragazzi, mi devo allenare, Tino, mi devo allenare. È la tua fine. Ciao Tino. La